comunque consisteva in questo, si passava, si cominciava sempre con un bagno caldo. E quegli ambienti che avete visto di là appunto erano i caldaria, dove le sale venivano riscaldate, le vasche venivano riscaldate con l'acqua calda, quindi si cominciava da lì. Avevano evidentemente anche diverse temperature. Per arrivare al tepidarium, dove siete passati voi in quel corridoio, quello era il tepidarium, e infine credo che ci siamo tutti, sì? Ecco una signora, ok. E infine, dopo il tepidarium, si arrivava nel frigidarium. Questo. C'è ancora un po' di tempo. Abbiamo detto, siamo entrati da lì, in realtà si entrava da quella parte, quindi presumibilmente si entrava, si arrivava nello spogliatoio delle terme e poi si cominciava questo percorso, che ora vedremo anche il sistema di captazione dell'acqua dopo, più tardi, però anche da quella parte potete vedere quel cunicolo. In realtà convogliava, era un cunicolo, cui probabilmente quella non era la sua posizione, causa la frana appunto che rovinò. Tra l'altro, questo è un posto che è franato anche. Perché?